Paolo Borghesio, presidente dell'Associazione Paracadutisti del Canavese. Siamo qui oggi a Quernier con un grande evento da voi organizzato con ospiti i due Marò. Sì, allora questo incontro in effetti ha origine nel 2015 come desiderio, perché allora presentammo il libro di Tony Capuozzo a Rivarolo Canavese, Il segreto dei Marò, che ebbe sicuramente grande successo. E in quell'occasione Tony Capuozzo telefonò col cellulare a Massimiliano Latorre, uno dei due Marò, e quindi ci conoscemmo a voce in quel momento lì. E io gli promisi che appena questa vicenda fosse stata conclusa, li avrei invitati qui per il primo incontro nazionale dopo la chiusura della loro vicenda. E loro sono stati ovviamente molto contenti di accettare questo invito, dove avranno appunto l'opportunità di raccontare la loro storia. Peccato, sappiamo che Tony Capuozzo sarà solo in collegamento video in quanto impossibilitato all'ultimo minuto, quindi loro sono stati molto contenti. Sì, purtroppo Tony Capuozzo l'altro giorno è risultato positivo al tampone e quindi è relegato in casa, ma ha voluto comunque partecipare in collegamento video con Skype da casa sua, e quindi seguirà tutta la conferenza dal vivo, insomma. Un appuntamento questo, un incontro che vuole essere un progredire di eventuali altri eventi legati ai due Marò, oppure un evento unico che non si ripeterà? Ma ovviamente io mi auguro che ci siano altre iniziative a livello nazionale per coinvolgere i due Marò. Noi riteniamo di aver fatto la nostra parte, siamo comunque amici sia di Massimiliano Latorre che Salvatore Girone, quindi continuiamo a sentirci anche da prima e dopo l'evento, per cui non è uno spot così improvvisato. E noi riteniamo che comunque la cooperazione tra associazioni e noi siamo sostanzialmente il trade union tra l'esercito e la società civile. Quindi il nostro compito è quello di trasmettere alla società civile quello che ci viene diciamo impartito dall'esercito. Ecco, sarebbe il compito di tutte le associazioni d'arma, no? E quindi solo facendo così si può creare qualcosa di positivo, di veramente valido. Giovanna Cresto, sindaco di Quernier, siamo qua oggi per questo importante incontro. Cosa ci sente di dire? Allora, noi abbiamo accolto appunto l'invito dell'Associazione dei Paracadutisti del Canavese, che ormai da diversi anni collabora con l'amministrazione comunale e con la città di Quernier, e ci faceva piacere sentire dalla viva voce dei due Marò appunto come si è svolta questa vicenda. Purtroppo oggi, come sapete, non sarà presente di persona il giornalista Tony Capuozzo, che comunque sarà presente in videoconferenza. Questa è un'occasione appunto per conoscere qualcosa di più su questa vicenda e per formarci un'opinione nostra su quanto è successo.